Robert e Giacomo sono alcuni degli occupanti di una palazzina che a giorni sarà sgombrata. Roberta, da quant'è che vivete qua? Da un anno. Che lavoro fai? Io faccio idraulica. Voi avete fatto domanda per una casa popolare? Sì, sì, sì. E niente, stiamo aspettando. Te, Giacomo, abiti al piano di sotto, sì, no? Sì, al piano di sotto. Mi sono separato e la casa è rimasta alla mia ex. Mi sono trovato in situazioni che, sì, dovevo dormire anche dentro la macchina. Che lavoro facevi? Prima ero giardiniere. Sono invalido civile perché ho avuto due tumori. Però mi hanno detto che qua non ci potete più stare. Dove andiamo? In mezzo alla strada adesso che fa freddo? Cioè, con i bambini? Come facciamo? Nessuno ci pensa ai bambini. Perché il comune non li aiuta? Ancora una volta si pensa a pagare i debiti a banche che hanno causato la crisi e non si pensa a tutelare le vittime. Tant'è vero che a Parma ci sono 744 sfratti in esecuzione. Il giorno dopo, all'incontro con l'assessore, è stata trovata una soluzione. Gli abitanti della palazzina saranno sistemati in alloggi di emergenza. Le famiglie che portano i loro bimbi all'asilo, da un giorno all'altro, si sono trovati a pagare tariffe maggiorate fino al 70%. Chi ha due bimbi al nido ora arriva a pagare più di 1.000 euro al mese. Anna, insieme a decine di famiglie, si sta organizzando per un'azione legale contro il comune. Siamo ben coscienti che l'IMU al massimo e l'IRPEF al massimo non sono delle iniziative che sposano quello che è il senso dell'opinione pubblica, però il senso di responsabilità di far quadrare i conti è anche questo. Se pensiamo alla rinuncia delle auto blu, che sono 300.000 euro all'anno, adesso noi con il nostro livello di indebitamento e quindi anche la necessità di dover sopperire a questi debiti, la scelta era o le tasse al massimo o tagliare i servizi. Secondo noi la cosa migliore da fare era mantenere adesso le tasse al massimo. E Francesco, insieme al comitato dell'acqua pubblica, incontra l'assessore perché ha paura che il comune privatizzi l'acqua. Allora, siamo qua per esprimere la nostra preoccupazione alla vendita delle azioni del gestore del servizio idrico integrato, queste azioni di cui il comune è proprietario al 6%, che verranno vendute e cedute alle banche. C'è un tentativo di sbarazzarsi del 6% delle azioni dell'IREN perché bisogna pagare i fornitori. Non vengono cedute assolutamente, vengono date in garanzia delle banche per finanziare il progetto di salvataggio di questa società. Stiamo intraprendendo un cammino molto difficoltoso perché ci siamo trovati in condizioni economiche estremamente difficili, si potrebbero avere rischi grossi per quella che è la gestione di tutto il bene comune che amministra la macchina comunale. Fra poco dovrebbe entrare in funzione il termovalorizzatore, contro cui il sindaco Pizzarotti si era scagliato in campagna elettorale. I soldi per pagare la penale, infatti, non ci sono. Il debito di Parma è di 846 milioni di euro. Cristina si sta battendo perché il sindaco rinegozi il debito con le banche. La città è svenduta alle banche. Una società partecipata del comune è riuscita a mettere insieme un debito di 109 milioni di euro, di cui 94 con le banche. Questa società ha comprato terreni 10 volte tanto il suo valore. Noi abbiamo insistito moltissimo con la nuova amministrazione perché aprisse un'indagine per l'accertamento del debito. Invece il risultato è che la nuova amministrazione ritiene che i cittadini di Parma debbano farsi carico del debito e sta portando avanti un discorso di politica del rigore che sembra persino montiana. Sono questi i terreni dove potrebbero sorgere i capannoni industriali? Certamente, come si vede bene, è a ridosso di questo straordinario complesso monumentale che in questa maniera, quando questi terreni saranno appunto resi edificabili, sarà circondata da capannoni industriali. I contratti per la concessione dei mutui da parte delle banche prevedevano l'erogazione del denaro
solo quando fossero state dichiarate aree edificabili, e di fatto in realtà questa delibera non è stata mai adottata in via definitiva, per cui le banche le hanno erogati lo stesso contro le clausole del loro stesso contratto, evidentemente fidando in una, come dire, approvazione. In un'approvazione poi in consiglio comunale che non c'è stata perché ancora la giunta è crollata. Temiamo che invece adesso questa approvazione ci sarà, perché in qualche modo le banche pretenderanno che queste aree almeno diventino edificabili. Una cosa è il comune e una cosa sono le società partecipate, ad esempio. Lì grande parte del debito è delle banche, e trovare un accordo quadro con le banche per cui si accollino parte della perdita per acquisire alcuni dei terreni o delle proprietà che poi andranno a, come dire, a vendere nel tempo. Alcuni cittadini ritengono che l'alternativa sia la rinegoziazione del debito. Sarebbe bello per tutti, e anche io lo auspicavo in campagna elettorale, il poter diluire nel tempo il debito, ma le realtà sono ben diverse. La grande quantità dei debiti non è, per quanto riguarda il comune, verso le banche, quindi non c'è niente da negoziare, ci sono da pagare i fornitori che hanno lavorato in passato. Non ritiene che anche una commissione d'inchiesta per verificare le responsabilità delle banche potrebbe essere utile? Le responsabilità, secondo me, non sono delle banche come delle persone che prima guidavano queste aziende. Grillo ha detto che lo capisce anche un bambino stupido, che bisogna ricontrattare il debito pubblico con le banche perché il sistema sta collassando. Ma il debito pubblico è un'altra cosa.